È arrivato l'inverno e con sé ha portato un nuovo What I Eat in a Day. Aspettatevi delle ottime ricette firmate Casa di Vita. Sento già il profumo di una golosissima insalata di cappucci con arance e sedano. Vi toccherà aspettare ancora un po' per questa ricetta perché dobbiamo iniziare dalla mia colazione. Parto con l'estratto di frutta e verdura, mela, finocchio e carota che ho tagliato a pezzettini. Accompagno l'estratto con lo yogurt greco e della frutta secca. Merenda della mattina, una mela. Per il pranzo metto a cuocere in acqua bollente il riso venere e a parte ricavo delle fette di arancia. In una casseruola aggiungo un filo d'olio e lo scalogno e li lascio rosolare. Aggiungo un goccio d'acqua per evitare che lo scalogno si scurisca troppo. Aggiungo i ceci già cotti, il curry, mescolo e lascio cuocere. Su un tagliere affetto finemente il cappuccio e lo unisco in una ciotola insieme ai nastri di carote che ho ottenuto con un pelapatate. Infine aggiungo il sedano a pezzetti, il gomasio, un filo d'olio e mescolo. Aggiungo il succo di mezzo limone al riso venere che oramai è già cotto, un filo d'olio, poco sale e una manciata di rucola fresca. Mescolo e sono pronto per impiattare. Sul piatto unisco l'insalata di cappucci e aggiungo le fette di arancia, i ceci al curry e il riso venere. Mi aiuto con un ring per servire il riso. Prima di toglierlo aggiungo i pezzetti di arancia. È tutto super delizioso! Merenda del pomeriggio, frutta secca mista. Ora mi occupo della cena. Inizio tagliando a fettine non troppo fini il finocchio. In una padella faccio rosolare lo scalogno con un filo d'olio e aggiungo poca acqua per evitare che si scurisca troppo. Aggiungo il finocchio tagliato, condisco con il gomasio, faccio saltare, copro con il coperchio e lascio cuocere per 20 minuti. Tuffo la pasta nell'acqua bollente e la lascio cuocere. Sbatto le uova in una ciotola, scaldo un filo d'olio in una padella e verso le uova. Con una spatola tiro le uova dall'esterno verso il centro per ottenere delle uova strapazzate e molto morbide. Aggiungo un cucchiaino di harissa, termino la cottura e impiatto. Inizio dai finocchi sui quali aggiungo dei semi di sesamo, le uova strapazzate e la pasta che ho scolato e condito con un po' di olio. Mentre mi godo la mia deliziosa cena, vi ricordo che su Casa di Vita potete trovare tante altre deliziose ricette e soprattutto potete creare il vostro piano settimanale. Bastano pochi passaggi e troverete di sicuro tante ricette deliziose che soddisferanno non solo il vostro palato, ma anche la salute del vostro corpo.